Ciao, nel video di oggi vi parlo dei miei prodotti preferiti del periodo. Si tratta di prodotti di diverse categorie e quindi avremo una carrellata abbastanza ampia. Mi scuso per il rumore di sottofondo del ventilatore, ma se non è acceso, rischio di morire di caldo. Quindi vi inizio parlando di due siti web. Il primo sito di cui vi voglio parlare è Firmoo. Firmoo è un sito di occhiali da vista, occhiali da sole e sono stata contattata da loro recentemente proprio perché volevano appunto mandarmi questo prodotto, questa loro montatura per provarla e poi eventualmente parlarne. E ho accettato volentieri perché comunque più di una volta mi è capitato di andare e fare un pochino di window shopping vedendo le varie montature. Le varie tipologie di lenti e quando appunto mi hanno contattato ho colto la palla al balzo. La montatura che ho scelto è questa qui, ed è il riflesso delle lampade e è piaciuta molto appunto perché è differente rispetto a quelle mie tradizionali che sono così. Scegliere il tipo di montatura è stato molto semplice. Firmoo ha un'ampia tipologia di montature tra cui scegliere. La cosa che mi è piaciuta è che sono divise anche per ampiezza del viso, quindi visi più piccoli, visi più ampi, i visi medi e i visi più larghi. Ho scoperto inoltre che è facilissimo identificare quale tipologia di viso è, perché appunto nelle spiegazioni sul sito è indicato che all'interno dei propri occhiali praticamente è presente una numerazione. Io non ci avevo mai fatto caso, sinceramente, che è questa qui. Questi sono i miei vecchi occhiali, questa qui, e appunto l'ultimo numero, questo, è proprio quello della misura tra stanghetta e stanghetta, quindi semplicemente riportando il numero sul sito ho trovato appunto le montature che andavano bene per la mia tipologia di viso tondo e quindi appunto ho scrollato tra le diverse tipologie di montature e ho trovato questa qui che mi piaceva. Mi piaceva perché volevo anche qualcosa che come colore non smorzasse il colore degli occhi. Io ho gli occhi marroni con delle striature verdi, volevo qualcosa che tirasse fuori proprio queste ultime. E quindi appunto ne ho scelta una borgogna. Una volta selezionata la montatura è stato facile poi anche proseguire perché ti dava la possibilità di scegliere sia una montatura con lenti senza prescrizione sia con la prescrizione. Io non avendone una recente ho preferito appunto fare delle lenti neutre, però appunto è possibile anche acquistarli con la propria graduazione perché ti dà la possibilità di inserire tutti i dati nello specifico. In più Firmoo per i nuovi clienti fino a un grado e mezzo praticamente regala le lenti, regala la montatura, quindi è possibile pagare solo le spese di spedizione. Vi metto il codice qui sotto per questo qui e vi metto anche il codice per eventualmente, se non siete nuovi clienti, per avere comunque un 50% di sconto sulla montatura. Quindi dicevo, dopo aver selezionato la montatura, ci sono le varie possibilità di lenti. Le lenti quelle blu, quindi per le luci dello schermo, le lenti quelle antiriflesso, le lenti quelle transition per appunto il giorno, le varie tipologie di luce e le lenti anche quelle da sole. Io ho voluto mantenermi comunque su una tipologia di lente neutra proprio perché puntando poi a trasformarli in occhiali da vista, era inutile scegliere vari orpelli, tra virgolette, in più che poi comunque sarei andata a non utilizzare. E quindi appunto ho scelto questa montatura. La spedizione sarà velocissima, nel giro di una decina di giorni sono arrivati. C'è stato un piccolo ritardo, ma non legato a Firmoo, quanto piuttosto alla spedizione. In questo periodo con il Covid molte spedizioni sono rallentate e questa appunto è stata fermata per un paio di giorni, però poi ha recuperato tranquillamente e appunto è arrivato senza alcun problema. Io pensavo che mi arrivasse semplicemente con la sua sacchettina, invece è arrivata con la custodia e la pezzettina. E quindi appunto mi è piaciuto molto come esperienza di acquisto e appunto me ne ho voluto parlare. Dategli un'occhiata, vi metto comunque tutti i codici qua sotto, anche il codice della montatura, perché tutte le montature hanno un loro codice. Un altro sito di cui vi voglio parlare
non è una collaborazione, sono io che pago direttamente sul sito, è Shein. Shein, prima se non sbaglio era Sheinside, ma all'epoca non avevo fatto acquisti ancora su questo, su quel sito. Mi piace molto perché dà la possibilità anche alle taglie un pochino più grandi di avere una vasta fascia di scelta, di capi tra cui scegliere. E normalmente, diciamo, i capi per le taglie un po' più grandi sono orrendi. Sono magari dei sacchi, sono magari dei camicioni, sono comunque non cose sfiziose. Invece qui ho trovato comunque molte cose sfiziose, molte gonne, molti vestiti, molte magliette e appunto continuo a fare acquisti su questo sito senza problemi. C'è ovviamente qualcosa che può non andarmi bene, può vestirmi meglio o peggio, ma questo è un discorso che vale comunque per qualsiasi sito qualsiasi sito di abbigliamento. E anche il reso in questo caso è facilissimo perché tu vai sul sito, selezioni i capi che vuoi restituire, ti danno l'etichetta da appiccicare sopra la busta e vai, quindi non ci sono altri fogli da inserire dentro il pacco. Vai alla posta, dai il pacco alla posta e poi fanno tutto loro. Quindi non ci sono spese di spedizione. Il prodotto invece che ho rivalutato e che è entrato tra i miei preferiti del periodo è la maschera Coco Eve Like a Virgin. È una maschera che inizialmente non l'avevo un pochino sottostimata, forse non l'avevo utilizzata bene, forse c'era una congiuntura astrale sfavorevole, però non mi era piaciuta particolarmente. Poi recentemente sono tornata da Sephora per fare le sopracciglia e siccome cercavo appunto una maschera, ho detto vabbè, diamogli una seconda possibilità. E stavolta mi è piaciuta molto. Ovvio, non fa i capelli come quelli della pubblicità che ci hanno bombardato per un periodo ovunque, perché i capelli se sono massacrati, sono massacrati, non fa sul serio i miracoli, però comunque dà una buona mano. Ho avuto un periodo di capelli molto danneggiati, sto facendo un lavoro di recupero e questa appunto mi sta dando una mano insieme ad altri prodotti, quindi mi è piaciuta. La ricomprerò sì, però non in questo periodo, non in questo momento, perché comunque ho altri prodotti da testare, altri prodotti che devo utilizzare, quindi per il momento non la ricomprerò, però probabilmente in un prossimo futuro ritornerà appunto nella mia doccia. Un prodotto che pure mi sta piacendo molto e che potrei paragonare alla maschera della Coco Eve è la Fructis Hair Food. Questa è quella all'aloe vera. In realtà quella che preferisco è quella alla papaya. Mi piace molto perché, come per la Coco Eve, ristruttura i capelli, nutre i capelli, le potrei anche considerare complementari, quindi una al posto dell'altra senza problemi. Ovviamente, secondo me la Coco Eve è un pochino più efficace rispetto a quella alla Fructis, però comunque anche la Fructis è molto valida, soprattutto anche perché il rapporto al prezzo è decisamente inferiore. Se non sbaglio, quella della Fructis costa sui 6 euro, la Coco Eve, se non erro, sui 16 euro, quindi in proporzione, diciamo, poi andrei più su quella più economica, soprattutto perché il prodotto in questo caso sono 390 millilitri e ovviamente la proporzione del prezzo è a suo favore. Ho finito. Se avete qualche domanda, qualche commento nel box informazioni qui sotto. Ciao!